Amore, non devi fare niente, capito? Non tossire, non parlare, non respirare, non muoverti, non ti alzare. Capito? Amore, fai rumore. Non devi dire niente. Shh. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ragazze, oggi, come vedete dal titolo, vi faccio vedere cosa metto in valigia quando appunto mi devo allontanare, quando devo partire, devo affrontare un viaggio. Allora, questo video in realtà avrei potuto farlo prima di partire, perché io attualmente sono arrivata in Svizzera dal mio fidanzato e avrei voluto fare questo video prima di partire, in modo tale da farvi vedere cosa mettevo in valigia prima di fare il viaggio. Ma siccome ero un po' in realtà non pensavo neanche che sarei arrivata, nel senso che avevo un po' paura di quello che sarebbe successo durante il viaggio, perché comunque con questa situazione della pandemia è tutto un po' incerto. Quindi io non avrei magari voluto fare il video per poi restare a casa in realtà. Quindi lo state vedendo adesso perché c'è stata questa mia, ecco, incertezza. Tutto bene, io sto benissimo e voi vedete questo video martedì sera, quindi già la Pasqua sarà finita, ma comunque io, visto che non mi sono fatta viva per il video di sabato, ne approfitto per farvi gli auguri anche in ritardo. Quindi buona Pasqua anche se in ritardo. E adesso vi faccio vedere quello che io ho portato con me per questo soggiorno in Svizzera, che ho contato le quantità per circa 20 giorni, perché io starò qui circa 20 giorni, quindi ciò che ho portato con me è, diciamo, in misura del tempo che starò via. Contate che io sono venuta qui dal mio ragazzo, dove però so che trovo delle cose che solitamente mi servono. Ad esempio, l'olio di cocco è una sostanza che già Mauro, il mio ragazzo, utilizza. Quindi io ho evitato di mettere in valigia delle cose che lui già utilizza qui. Ad esempio, la catira è una cosa che lui utilizza pure, e anche l'olio di mandorle. Quindi queste tre cose ho evitato di portarle. Allora, quello che ho messo innanzitutto per quanto riguarda lo shampoo, io mi sono portata circa 320 grammi di farina di ceci. Ora voi la vedete nel sacchettino, io la lascio nel sacchettino suo di carta e poi la inserisco all'interno di un sacchettino di plastica per alimenti, così se dovesse fuoriuscire della farina durante il viaggio almeno comunque resta nella confezione in plastica. E sono circa 320 grammi, perché io faccio lo shampoo con questa quantità e lavo anche il viso, quindi ho contato più o meno, diciamo, le proporzioni che utilizzerei per viso e per lo shampoo. E questa è la base del mio shampoo, come sapete. Poi ho portato il sidro, e questi sono circa 80 grammi di sidro che io ho sapientemente piegato in questo modo per poterlo incastrare bene in valigia. Sono circa appunto i grammi che mi servirebbero per fare 8 shampoo, che in realtà non sono quelli che poi faccio, però tendo ad abbondare quando devo stare fuori, soprattutto se so che questa polvere non la trovo nei supermercati, perché una cosa è che mi finisce la farina di ceci e vabbè, è comunque un alimento. Il sidro, se finisce, è un po' un casino, perché a meno che tu non sai dove andare a trovarlo, che non è il mio caso, comunque se finisce è un bel casino. Quindi io, proprio per abbondare, ho contato la quantità per 8 shampoo, che comunque sono 80 grammi, perché io uso 10 grammi a shampoo. Gli oli essenziali, questi li ho portati senza alcun problema. Quello di Tea Tree, questo qui, che servono sempre due gocce. Anzi, vi lascio il video al mio shampoo attuale qua in alto nella bandina. E poi quello di lavanda, sempre due gocce nello shampoo. Quindi con questi due oli io mi faccio sia lo shampoo e li utilizzo anche in cute nel momento in cui avverto magari un periodo di fastidio, di prurito, di forfora che ovviamente dà luogo a episodi pruriginosi della cute. Ecco, questi mi servono quindi sia per il lavaggio sia anche per terapia d'urto nel caso in cui dovessi avere qualche problema con la cute, che utilizzo in quel caso con un olio vettore, quindi con l'olio di cocco. Quindi già questo elemento va ad incastrarsi bene in due trattamenti diversi. Altra cosa che ho portato per quanto riguarda la fase acquosa, ho portato i semi di fieno greco. Sapete che io sono affezionata più alla polvere di fieno greco piuttosto che ai semi.
Ovviamente in combo ai semi ho portato il mio sacchettino di tulle, che come sapete è ciò che prediligo quando devo andare a filtrare cose, quindi questo è sempre in combo a dei semi per il gel. Allora, voi sapete che io sono molto affezionata in realtà alla polvere di fieno greco, però questo gel che viene ricavato con questi semi è molto limpido. Chi ha esperienza con la polvere sa, questo qui lo potete utilizzare anche come leave-in, lo potete utilizzare per dei trattamenti che rimangono sui capelli e per quelle persone che lo fanno anche per lo styling. Ora, siccome io faccio una quantità di gel più abbondante rispetto a quella che utilizzerò in questi 20 giorni, sicuramente do per scontato che un po' di gel resterà qui da Mauro. Quindi che cosa faccio? Siccome se non faccio una quantità abbondante di gel, ovviamente il mini primer non mi frulla, cioè il mini primer deve inserirsi all'interno del composto e se è troppo poco ovviamente non me lo frulla, quindi comunque il composto deve essere abbondante. Se dovesse rimanere questo, ovviamente Mauro ad esempio lo può utilizzare per fare un po' di styling sui capelli e utilizzarlo come gel da styling, visto che comunque è un gel molto limpido, mentre quello ricavato dalla polvere, che è un gel che ovviamente contiene tutti i detriti della polvere del fieno greco, chiaramente è utilizzabile solo per gli impacchi e se dovesse restare qui chiaramente o aspetta che torno e lo consumo oppure lui non lo può utilizzare come styling, quindi ecco, non troverebbe impiego, quindi ho cercato di portare questo per sopperire a questi due utilizzi. In più mi trovo molto meglio ad utilizzare i semini come impacco idratante piuttosto che la polvere, quindi questo l'ho utilizzato in realtà perché si presta molto di più a quello che devo fare, quindi lo uso per lo shampoo, per gli impacchi idratanti, per il suo eventualmente styling se dovesse rimanere e magari se ho necessità, se magari fa troppo freddo, anche per un leave-in idratante da lasciare ovviamente sui capelli. Poi il burro di avocado, questo qua io lo utilizzo sui capelli perché, come sapete, chi mi segue da un bel po' di tempo sa che i miei capelli sono molto ricci da questo punto di vista, nel senso tollerano bene gli oli e i burri pesanti quasi come fossero appunto dei capelli di tipo afro, dei capelli di tipo molto riccio, cosa invece che il capello liscio fa fatica a tollerare. E io da questo punto di vista, per quanto riguarda burri e oli molto pesanti, sono molto vicina invece alla routine che viene utilizzata dalle ragazze ricce, quindi io questo burro di avocado lo utilizzo per i capelli e mi trovo veramente molto bene. E in più, essendo particolarmente rigenerante per quanto riguarda il collagene appunto della pelle, lo utilizzo sulle labbra. E io purtroppo ho questo brutto vizio di spellarmi con i denti la pelle delle labbra e fino proprio ad andare a sangue, quindi ho bisogno di qualcosa che abbia un potere rigenerante di gran lunga superiore al burro cacao, che in realtà per il mio caso specifico è acqua fresca. E con questo, e devo dire la verità, quando ci sono quegli episodi di scollamento totale proprio della pelle, delle labbra, faccio due applicazioni, quindi lo metto prima di andare a dormire una prima sera e prima di andare a dormire una seconda sera, il terzo giorno è come se non fosse mai successo niente, quindi questo lo utilizzo come balsamo labbra e per i capelli e ovviamente se dovesse essere necessario anche per la pelle. Poi andiamo avanti, per quanto riguarda la spazzola io ho portato questa, che non è una Tangle Teaser ma è una spazzola simile, anche se ha i dentini molto diversi rispetto alla Tangle, perché la Tangle ha i dentini disegnati in modo molto squadrato, molto dritto, ha delle file che cadono perpendicolari e delle file verticali che si incrociano perfettamente con delle file orizzontali. Questa qua ha un disegno molto più curvo e molto più intrecciato rispetto alla Tangle, però è una spazzola, devo dire, che utilizzo da molti anni e con la quale mi trovo abbastanza bene. L'ho scelta perché la Tangle Teaser che ho a casa ha dei dentini veramente molto sottili, sembrano aghi di pino, e per i miei capelli che sono particolarmente robusti e particolarmente difficili da sbrogliare, perché quando io ho un nodo sembrano corde, non sembrano nodi normali ma sembrano corde,
i dentini della tengel, che sono molto sottili, si piegano al nodo, quindi non vanno a districarlo, non vanno a interferire con l'intreccio, vanno proprio a passarci sopra e si piegano praticamente. Quindi, invece questa qui va a snodare il nodo, quindi ogni volta che io parto, visto che non ho il mio harem di spazzole che eventualmente possono sopperire alla necessità, io porto queste so che non ho problemi. Non ho portato la spazzola in setole perché in realtà non per adesso non la sto utilizzando tantissimo, cioè quando faccio un leave-in vado a districare nuovamente con questa spazzola qui e devo dire che non ne sto soffrendo molto, quindi per adesso, anche perché comunque starò a casa in questo periodo, non mi dovrò scontrare con moltissimi cambiamenti climatici o agenti atmosferici, quindi anche il leave-in lo farò veramente poco. E poi, per ultimo ma non per importanza, un sacchettino con tutti gli accessori per i capelli. Quindi, allora, cosa abbiamo messo all'interno? Abbiamo messo una... Maria Santa... come si chiamano queste cose? Una fascia, io la utilizzavo anche in questo video dove vi facevo vedere come si realizzano i boccoli con questa. Io praticamente, vabbè, adesso i capelli dovrei tirarli fuori, la metto così e tipo mi lavo il viso, quindi alla fine l'ho portata per questo scopo, e quando mi strucco la sera o quando magari devo fare delle maschere metto questa e i capelli in 5 secondi sono tirati su. Poi ho portato i becchi d'anatra, che sono queste pinze qua, che si utilizzano hanno la stessa funzione in realtà della fascia, quindi spostare i capelli dal viso, ma le utilizzo quando ho i capelli puliti e quindi magari non voglio andare ad inficiare la forma che ha preso il ciuffo, e quindi li sposto molto delicatamente, mentre questa invece li va a spingere, quindi va a modificare anche la curvatura della piega, mentre queste qui sono delicatissime e le uso allo stesso modo della fascia, solo che la fascia magari quando ho i capelli un po' più sporchi, quindi non va a rovinare niente. Poi ho messo vari elastici, tra l'altro questi elastici qui sono stati ricavati da una calzetta in cotone che io stavo per buttare in realtà, ma ho detto vabbè, aspetta, facciamo una cosa. Io quelli di nylon li ho ricavati dalle calzette tipo ad esempio velate, che sono questi qua, sono veramente resistenti, ma non ho mai provato a ricavare degli elastici dalle calze normali, quelle di cotone per capirci, dai calzettoni mai. Ovviamente elastici soprattutto per fare delle trecce morbide, per dormirci la notte, per intrecciare i capelli in acconciature veramente molto tranquille per stare in casa. Ovviamente le mie forcione, che non possono mai mancare, ormai lo sapete, sono la mia anima praticamente. Poi, se ci riesco, le bobby pins, che sono queste le tipiche mollettine per fermare i ciuffi, capelli che sgusciano, fare delle acconciaturine. E poi avevo questo elastico, che è quello che utilizzano le ragazze ricce per appunto fare le code, fare dei raccolti, quindi per raccogliere i capelli. Mi trovo veramente molto molto bene. Io appunto per tirare su i capelli alterno questi con questi qua, invece quando devo fare delle trecce, delle code, utilizzo sempre questi elastici così oppure quelli in nylon. Ovviamente se voi dovete andare in un posto in cui non avete nulla, quindi io ad esempio ho evitato di portare l'olio di cocco, perché questo qua è del mio fidanzato, l'olio di mandorle e anche la catira, perché comunque qua li trovavo, però voi potete tranquillamente gestire altri tipi di sostanze, tipo la farina di ceci, in Italia la si può trovare in modo un po' più facile, qui io invece l'ho portata perché so che troverei soltanto una qualità che già ho provato l'anno scorso, che non mi è piaciuta moltissimo, quindi al posto di portarvi questa quantità, potete portarvi magari delle cose che sapete di non trovare facilmente, dipende dove andate e per quanto tempo chiaramente. E niente ragazze, questo era il video della
di cosa metto in valigia quando io soprattutto vengo qui, perché quando vado in Sicilia metto altre cose, e anche a seconda del periodo, tipo se siamo in estate, se siamo in inverno, dipende di cosa hanno bisogno i miei capelli e dipende cosa vogliono che io faccia per loro. Se io so che sono a casa e non c'è bisogno di chissà che cosa, ovviamente mi muovo di conseguenza. Spero di avervi intrattenuto. Se ovviamente ci sono delle informazioni che vorreste chiedermi, qualsiasi cosa, potete lasciare tranquillamente un commentino qui sotto e io sarò molto felice di rispondervi. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.